ci ha anche meritato essere qui in questa segna prestigiosa di conferenze. E io ringrazio l'Accademia per questo invito e farò del mio meglio per raccontarvi qualcosa su una tematica di ricerca che comincia a essere calda e interessante. L'avevo assistito a alcune conferenze in varie occasioni qui, mi ha convinto di una cosa, che dominare le tecnologie multimediali che stanno intorno non è semplicissimo e forse una cosa conviene fare è stare seduti qui e impugnare le varie cose in modo che si possa conciliare l'audio, quello che voi sentite e quello che uno muove sul video. Elena, quando... Elena, non è quello. È sul desktop. Allora, grazie, forse l'ho detto, io invece sono assolutamente, come dire, ho un'impressione opposta a quella del mio collegato Fasolo, vedo un più di gente, cosa fa, persino un po' impressione, non è? Diciamo che il discorso che oggi vorrei fare, tenendo, io spero, un livello scientifico comprensibile, perché è inutile nascondersi dietro algebre, paroloni e a cose di questo genere, perfetto, è un discorso che parte da un tema scientifico che certamente è importante per quella ricerca di base che si dice curiosity driven, spinta dalla curiosità, ma che ha a che fare anche con delle urgenze, delle impellenze della nostra società e quasi oserei dire del nostro pianeta. Le due cose per una volta non mi sembrano disgiunte. E allora, ecco, io ho messo. Siedo per dominare le varie cose, ma no, è perfetto perché io devo anche usare questa cosa qui, devo camminare avanti la macchinetta. Mi scuso, ma cerco di guardare un po' e non mi nascondere. Allora, il piano di questo che io no, direi che è giusto chiamare una conversazione, quindi è su quattro punti, il primo dei quali è quello a cui io accennavo adesso fondamentalmente, e cioè il problema energetico, le connessioni che al problema energetico hanno le questioni ambientali, insomma parleremo di questo, parleremo di fonti rinnovabili. Dopodiché andremo a vedere se è possibile costruire qualcosa con l'energia solare e magari mimando quello che la natura sa fare in modo straordinario, da molte centinaia di anni, per esempio la fotosintesi. Allora faremo questo discorso da un punto di vista della chimica dell'energia. Io non vorrei mai spiegare qui cose che riguardano la fotosintesi quando vedo un po' di persone, neanche una sola, che la potrebbero fare molto meglio di me. Ma il ruolo mio sarà quello di collegare alcuni meccanismi, alcune cose che capitano nella fotosintesi e collegare a quello che si può fare con un'attività artificiale e vedere lo spazio che c'è e i risultati che ci sono. Non c'è nulla di semplice in tutto questo, bisogna bandire gli entusiasmi facili, le cose facili sono già state fatte, sono quelle difficili che ci restano, però c'è anche una certa forse urgenza di intervenire in una serie di cose. Allora partiamo, scusatemi per questa slide in inglese, ma l'ho voluta prendere così com'era, tanto facilmente decrittabile, dal sito di Richard Smalley, che è un premio Nobel della chimica del 2005, adesso proprio non c'è più, il quale ha riunito un grande brain trust per cogitare e diciamo indicare, sottolineare quali sono i 10 problemi più importanti per l'umanità nei prossimi 50 anni. Si può discutere su come li hanno allineati, qual è questo ordine, ma vedete che la medaglia d'oro, numero uno sul podio, abbiamo l'energia. Segue l'acqua, segue il cibo, l'ambiente, la povertà, il terrorismo e la guerra, le malattie, l'educazione, la democrazia, la popolazione, perché la popolazione sta crescendo da molto in modo piuttosto esponenziale dall'inizio del secolo passato. Questo è un problema importante e questo problema importante, voglio dire, è quello dell'energia. Noi l'abbiamo affrontato, diciamo, grosso modo nel Novecento, a partire dalla rivoluzione industriale fino al Settecento, dalla fine dell'Ottocento in avanti, ottenendo anche in certe zone del pianeta uno sviluppo economico forte, importante, ne siamo tutti testimoni, basato sullo sfruttamento di risorse naturali, di risorse preziose e estremamente comode, cioè i fossili, il carbone, il petrolio, il gas naturale. Specie il petrolio è una cosa di una comodità straordinaria, è liquido, tu scavi e quello salta fuori, adesso sento un po' più difficile, quindi come liquido si trasporta bene, si manda nei tubi, si mette sulle navi, è una manna dal cielo, però ne abbiamo utilizzato in grossissima parte e questo
questa serie di oggetti qui costituiscono fondamentalmente la base del consumo energetico primario del pianeta. Cioè noi su questo nel 2010, le cose sono un po' cambiate negli ultimi anni, noi abbiamo che la somma di petrolio liquido, carbone e gas naturale ci copre circa l'84% dei consumi. C'è un 6% di nucleare che non si sposta di lì da un po' di anni e ci sono delle rinnovabili in crescita. Prima la fettina di questa torta che riguardava le rinnovabili e che è quella in alto, questa qua, era una fettina quasi invisibile nella torta, una quindicina di anni fa, adesso comincia a diventare una fonte, una cosa che si vede sulla torta. Di qui a dire che le rinnovabili stanno dominando, è ancora lunga la fettina, è ancora abbastanza piccola. Questo è il quadro. Molti di voi ne sapranno queste cose, ma io vorrei proprio un pochino partire di qua. E quali sono i problemi legati al consumo dei fossili, del petrolio, eccetera? Vabbè, che sono delle risorse finite. La natura ci ha messo milioni e milioni di anni a farli, noi in un secolo abbiamo consumato la metà, e quindi questo è un problema. Ce n'è ancora, ma sì, ce n'è un mucchio, i petrolieri sono ottimisti, è vero, però la Terra è un sistema finito, quello che c'è è lì, e non è che ce ne darà da chissà dove, no? Dopodiché, più che la quantità globale, gli esperti vi dicono che il problema è la velocità di estrazione, cioè la capacità di accedere a queste risorse rispetto alla necessità di provvedere ai consumi e alle richieste che ci sono sul piano del consumo. E questa roba che è chiamata dai tecnici picco del petrolio, voglio dire semplicemente questo, che un giorno ci sarà un momento in cui fatalmente, se le cose vanno avanti così, la richiesta richiederà una velocità di fornitura del petrolio che sarà più dipende della velocità, della capacità di estrazione, quindi dei ritardi, non che finisce, ma non ce la fate a tenere dietro tutto. Dopodiché, tutti lo sapete, io non voglio fare nessun discorso sulla questione dell'inquinamento, ovviamente insomma i motori, le caldaie, le cose generano un inquinamento che specie in posti padani come questo non è mica secondario, e poi c'è la questione famosa del cosiddetto global warming, il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è legato, ovviamente tutti lo sapete, alle emissioni di quello per cui vedete questa terra un pochino surriscaldata, calda, c'è l'interrometro che dice ma la temperatura si sta un po' alzando, è legata al biossido di carbonio, perché tutte queste attività naturalmente mettono in modo massiccio e intensivo del biossido di carbonio nell'atmosfera. E quali sono queste attività? Facciamo, io vi dovrò parlare un pochino di chimica, non potrò dire tutto senza far vedere una formula, ma vedete che facciamo delle cose molto semplici. Allora, se uno brucia carbone, il carbone, scriviamo G, che con l'ossigeno ci dà della CO2, il biossido di carbonio. Noi lo facciamo non per fare della CO2, noi lo facciamo per fare energia, dopodiché la CO2 la buttiamo nella nostra pattumiera atmosferica. La stessa cosa fa il metano. Il metano a parità di energia che ci dà ci mette un po' meno di CO2, è molto più vantaggioso il metano, molto più pulito, però insomma lo fa. Poi ci sono anche i gusti che uno non considera mai, ma che sono dei produttori strepitosi di CO2, per esempio cementifici. Cementificio che lavora su migliaia di tonnellate di roba nell'arco di un mese, è chiaro che butta, usando il carbonato di calcio, cioè, rivedete le cose, forma molta CO2. Insomma, noi buttiamo dentro l'atmosfera circa 30 miliardi di tonnellate all'anno di CO2, non è proprio una cosa di... Io la chiamerò anidride carbonica, tutti dicono così, se dico CO2 è la stessa cosa, non questa cosa. Allora, 30 miliardi è una grossa quantità ed è chiaro che ha contribuito a aumentare la concentrazione di CO2 che c'è nell'atmosfera, è appena ovvio. La CO2 non è che tu la metti lì e resta lì, c'è un meccanismo, adesso andiamo a vedere quello che la consuma. Un meccanismo naturale che si è consolidato da anni, se l'ingresso di CO2 aumenta tanto, il meccanismo non ce la fa più a tenere l'equilibrio. E questo si è visto molto bene. La composizione dell'atmosfera è cambiata nel corso, diciamo, delle ere geologiche, ma diciamo nei tempi storici è sempre stata più o meno costante, con delle piccole oscillazioni, per cui quello che era CO2 che c'era nel cielo di Giulio Cesare o in quello di Leonardo, in quello di Camillo Cavour, era grosso modo la stessa, insomma ci sono delle oscillazioni che si possono studiare. Ma poi, col partire della rivoluzione industriale, è partita la crescita e noi misuriamo queste cose in parti per milioni che vanno, parti per milione che vanno nel cielo. Ultimamente l'atmosfera è con un quadro analitico molto preciso, ci vedete persino i cicli annuali, perché questa
cosa cicla, dal 1960 al 2010 siamo alle liste delle 400 parti per milione. Non so attestare cosa vuol dire, si dice, ma che vuol dire, non è tantissimo, ma è certamente molto di più di quello che c'era prima. Quindi stiamo un pochino cambiando, per la prima volta nella storia dell'umanità, con un'attività di tipo totalmente antropologico, stiamo cambiando la composizione. Questo determina dei cambiamenti, probabilmente, anzi diciamo come probabilmente determina dei cambiamenti di tipo climatico. Su questo c'è stato dibattito, ce ne sarà forse sempre, c'è un dibattito non sempre netto, non sempre pulito, non sempre scientificamente chiaro, ci sono interessi in queste cose, il clima del pianeta è sempre cambiato, non è una novità che dove ci sono oggi gli acciai che si stanno ritirando, però nel Medioevo c'erano dei particelli, certe valli, della Val d'Aosta, eccetera. Quindi il problema del cambiamento del clima è una cosa difficilissima, ci sono modelli complessi. Fatto sta che però noi stiamo verificando, e è il caso di stare attenti, un parallelismo tra l'aumento della concentrazione di CO2 nell'aria e il sostanzialmente l'aumento della temperatura terrestre. Perché? Perché questa CO2 che sta nell'aria insieme ad altri gas in realtà ha un effetto molto benefico, perché ci regola e ci porta ad equilibrio il gioco di scambio termico della Terra con il resto dell'universo. L'energia ci arriva dal Sole, il Sole riscalda, riscaldando un corpo emette un po' di energia e questa copertina dell'atmosfera, vedete che l'atmosfera è una cosa piccolissima rispetto alla Terra, uno non ci pensa, ma quando viaggia su un aereo a 10.000 metri c'ha sotto di sé quasi l'80%. Della componente emersosa dell'atmosfera, questo più un altro è molto rarefatto, si dice che finisca a 100 km, non modo di dirlo, cioè 90-80, ed è questa copertina sottile, ma questa copertina sottile per la sua composizione ha regolato l'equilibrio termico. Adesso noi ci stiamo un pochino aggiungendo una copertina supplementare in più ed è il rischio che questo si scrivi e si riscaldi. Questa è una teoria, la proposta Brusso intorno agli anni 70, dopo un po' la gente ha sorriso, poi la gente ha cominciato a crederci. Devo dirvi che adesso sono abbastanza pochi quelli che proprio non credono per nulla a quello che si chiama il greenhouse effect, l'effetto serra, il riscaldamento globale. Ci sono i segni, insomma. Vedremo. Comunque, questo problema c'è, è un problema, come dire, per cui bisogna essere potenti, probabilmente fare qualcosa, ma non fosse altro, però, lo voglio dire da chimico, che quelle cose lì che stanno sottoterra, petrolio e carbone, sono molto utili a fare tante altre cose. Provate un attimo a casa vostra a togliere di mezzo tutto quello che ha un'origine sintetica, che viene in qualche modo dal carbonio, dalle risorse naturali, dal petrolio, eccetera. Quindi togliete le materie plastiche, tantissimi medicinali, tutta una serie di robe che avete in giro. Cioè, voglio dire, queste cose servono ad una vita, insomma, evoluta e un pochino meno difficile di quella che hanno fatto le generazioni precedenti. Quindi questa è un'altra buona ragione, secondo me, per conservare il petrolio. Certo che la CO2, questa cosa che immettiamo, l'anidride carbonica che immettiamo, viene spesso definita, in realtà, sui media, eccetera, un inquinante. Non è così. Un inquinante è una cosa che va nell'atmosfera e che proprio non dovrebbe esserci. Va bene. Però se la CO2, meno male che ce l'hanno scritto qua, perché è sostanzialmente al centro del ciclo biologico e geologico, quindi diciamo i cicli biogeochimici che regolano la nostra vita. E cioè la CO2 viene consumata dalle piante verdi, da certi organismi, microorganismi acquatici che la assorbono, eccetera, per fare fotosintesi, quindi per intrappolare energia, per fare materia, per costruire combustibili biologici, anche sono combustibili anche quelli, e viene rilasciata dal processo opposto, dalla nostra respirazione. La respirazione cellulare genera CO2, quando voglio dire, un organismo muore, si corrompe e finisce in CO2. Allora noi, questo ciclo si era equilibrato, ma la pecorella che c'è qui, che riassume tutti noi, abbiamo aggiunto questa roba che riassume le attività antropiche. E allora ecco che c'è un po' di squilibrio. Il mondo è più o meno sempre quello, le foreste se possibile le tagliamo invece di svilupparle, ed è chiaro che qualcosa succede. La CO2 cresce, ma ripeto, non è un istante. Questo è quello che ho più o meno raccontato. Allora, a questo punto diamo un piccolissimo sguardo a questo processo che ho appena menzionato, cioè la fotosintesi, cioè quella cosa che per adesso abbiamo detto ci consuma attraverso le piante
l'anidride carbonica che sta nell'atmosfera. In realtà questa fotosintesi è un processo biochimico di una bellezza straordinaria. Io ne ho, come dire, una specie di ammirazione e di venerazione del tutto estetica, prima ancora che scientifica, perché è veramente un processo che ha avuto da lassù milioni e milioni di anni di evoluzione per mettersi a punto, ma funziona magnificamente. Sostanzialmente la fotosintesi fa una cosa molto semplice: usa l'energia del sole e la converte e la se ne impadronisce, la immagazzina come energia chimica, trasformandola appunto in energia chimica contenuta nei legami chimici delle sostanze che costituiscono le piante. Va bene, quindi energia solare diventa, chiamiamolo combustibile, così facciamo prima, no? Che vuol dire zuccheri, vuol dire molecole organiche, vuol dire tante cose, non andiamo troppo nei dettagli. Le sostanze che utilizza sono sostanze povere di energia, ma abbondanti, la CO2 che c'è nell'atmosfera, l'acqua che c'è dappertutto, lei si serve di queste e le trasforma in sostanze preziosissime ad alto contenuto energetico. E tutto questo è basato su un'azione che possiamo chiamare fotocatalitica, che ha luogo in certi organelli che stanno nelle foglie verdi, per esempio. Gli altri organismi, va bene, che si chiamano cloroplasti, li chiamano cloroplasti. Questa reazione, ecco, adesso facciamo un pezzetto di chimica, ma in modo molto elementare. Vedete, il profilo di una reazione chimica, come il profilo di una tappa del Giro d'Italia, visto che in questo momento si sta correndo, no? Può essere una tappa in discesa, può essere una tappa in salita. Una tappa in salita porta da una sostanza o delle sostanze a basso contenuto energetico a sostanze a più alto contenuto, una tappa in discesa può portare a fare esattamente la cosa opposta. Quasi sempre però in mezzo c'è un gran premio della montagna, cioè c'è comunque una salitina da fare, un prezzo energetico da pagare per poter, come dire, scollinare dall'altra parte. La fotosintesi ha tutti questi due limiti, quindi è una cosa peggiore dal punto di vista generale, e cioè è una reazione che chiamano, si va in salita, su per la collina, e quindi si passa da sostanze, come vi dicevo, a basso contenuto energetico, a sostanze con un buon contenuto energetico, come lì c'è scritto sugar, che vuol dire zuccheri, pensate combustibili, pensate cosa volete, e in più si forma dell'ossigeno. L'ossigeno è un sottoprodotto della fotosintesi, però un sottoprodotto che per noi una certa utilità quotidiana c'è. Cioè, ecco, questo, il dislivello vero è quello che bisogna trovare per andare lì. Non si fa niente con niente, neanche in chimica, cioè l'energia per ficcare lì dentro queste sostanze, un livello energetico più alto, lo dobbiamo trovare, questa ce la dice una cosa che si chiama termodinamica, ma la cosa può anche essere molto difficile e lenta, perché c'è una difficoltà in più che questo montagnotto che si chiama energia di attivazione. Bisogna passare lì sotto, bisogna scollinare per andare dall'altra parte. Molte delle reazioni chimiche che si fanno sono al contrario, sono in discesa. Quando noi, insomma, bruciamo zuccheri e respiriamo, facciamo questa tappa lì, al contrario, semplicemente al contrario. Allora, la fotosintesi ha cominciato circa è apparsa sulla Terra 2,5 miliardi di anni fa, si racconta, e qualcuno lo considera il Big Bang dell'evoluzione. Di lì è partito qualcosa di veramente importante e di diverso da quello che c'era prima. Gli organismi viventi, avendo imparato a catturare questa energia del sole, da quel momento lì cominciano a prosperare su scala molto più intensa e molto più vasta. Però l'energia è quella del sole, perché il sole, a pensarci bene, è in fondo l'unica fonte di energia dal quale il pianeta ha sempre vinto. Perché, a conti fatti, se togliete due o tre cose relativamente più modeste e marginali che potrete attribuire in modo diverso, pensate all'energia delle maree, quella la attribuiamo alla Luna, va bene, che è una roba gravitazionale, però tutto il resto viene dal Sole. Anche il petrolio e il carbone sono lì, perché quella roba lì erano vegetali molti milioni di anni prima, poi con un processo anatomico si sono convertiti e hanno fatto la gioia degli automobilisti e degli sceicchi, insomma. Però l'energia che ha fatto quella roba arriva dal Sole. E allora, o andiamo avanti in questo modo, o se ci inventiamo un'altra forma nuova di energia, non potranno arrivare dal Sole. Quella è la nostra fornace nucleare, e dura ancora, dicono, 5 miliardi di anni circa, dopodiché è grossa, cioè si mangia la Terra, cosa sarà fra 5 miliardi di anni, forse possiamo evitare di discutere stasera, no? Il Sole, con la radiazione che manda sulla Terra, manda una quantità enorme di energia.
Pensate che se prendete l'energia solare che incide sul pianeta in un'ora, di un giorno medio, quella roba lì è l'energia che corrisponde a tutti i consumi energetici del pianeta di un anno, che oggi come oggi sono una cosa mostruosa, la quantità. Noi andiamo a 15 tera, a robe di questo genere, voglio dire, quindi 15 tera joule al secondo, è una cosa pazzesca. Vede, quella roba lì ci arriva in un'ora da sola. Tutto il resto, cioè le 23 ore di quella giornata lì e gli altri 364 giorni, potremmo anche farne meno. Naturalmente questo non vuol dire tutto facile, cosa aspettiamo, figurarsi. No, è solo per darvi un'idea, è solo per darvi un'idea dell'ordine di grandezza. Quindi di energia adesso ve ne arrivano delle quantità immense. Il problema è come domarle, come farle, qualche cosa. Allora io non so cosa capiterà nel campo della sfida delle rinnovabili qui, ingegneri ne sanno molto più di me, c'è un po' di gente che ne sa di più, e la mia sensazione, ma direi proprio da cittadino, è quella che stiamo sperimentando molte cose insieme e non sappiamo chi vincerà. Poi ci sarà probabilmente un breakthrough, una rottura in qualche modo che dirà la fonte è questa, può darsi che fra 50 anni non si viva di eolico, stanno sperimentando delle cose meravigliose, quindi molte per l'eolico ad alta quota e cose di questo genere, può darsi che si viva di fotovoltaico perché riusciamo a fare meglio. Al momento è una competizione aperta ed è giusto, secondo me, darsi da fare un po' su tutto. Il problema che comunque si porrà è che chiunque vinca questa sorta di sfida, il problema che si pone immediatamente dopo è di dire ma bisogna anche questa energia immagazzinarla e trasportarla. Questo in particolare, se noi ci basiamo sulla luce solare e su cose di questo genere, beh, queste fonti qui che vanno rinnovabili sono delle cose intermittenti, non sono continue, non le puoi avere quando vuoi. E c'è una correlazione tra energia, tra domanda di energia e tempo. Molti si scandalizzano che noi compriamo energia nucleare dai francesi e la utilizziamo, specie di Piemonte, eccetera, vero, ma gli facciamo un po' piacere ai francesi, perché di notte si consuma molto meno e tu non puoi dire a una centrale nucleare molla, il tirare con la produzione viene mandato fuori. Quindi c'è un problema, c'è una funzione del tempo che conta. Queste fonti rinnovabili sono intermittenti, soggette ai cicli atmosferici, eccetera. Quindi devono, in una società moderna, bisogna garantirsi anche un po' la continuità. Allora una delle possibili continuità è immagazzinare l'energia, cosa che non è banale. I sistemi, batterie, eccetera, si stanno facendo delle cose meravigliose, ma sempre su piccole quantità. Una delle idee è fare esattamente cosa ha fatto la natura, immagazziniamola in fuels, in combustibili che derivano direttamente dalla luce solare. Allora vedete che mi sto avvicinando un pochino al problema. Allora, quindi combustibili, l'energia solare è una strada possibile, ci tratterebbe, cioè di riprodurre quello che questa meravigliosa cosa che si chiama foglia riesce a fare, no? E i combustibili fossili, l'ho già detto più volte, che da un punto di vista energetico sono energia solare immagazzinata e molto pratica da gestire perché si spostano con facilità. È possibile allora concepire qualche cosa che assomigli ad una foglia vera? Beh, insomma, non bisogna essere anche troppo, come dire, orgogliosi, ecco, in questa sfida. Si può fare qualche cosa, naturalmente molto più rudimentale rispetto alla bellezza e alla finezza dei meccanismi biologici, ma che qualcuno aveva già pensato a questa cosa e pensa più di un secolo fa, ed è in questa una gloria della scienza italiana, della chimica italiana, che sta, la scienza italiana sta arrancando, come tutti sapete, per una serie di questioni, ma ha avuto alcune personaggi importanti. Uno è questo signore triestino, Giacomo Ciammi, di lontane origini armene, di famiglia, che è il fondatore della moderna fotochimica. Giacomo Ciammi era uno scienziato importante, fu addirittura invitato negli Stati Uniti, cosa che oggi magari succede, ma magari allora, 1912, importantissima lettura, un convegno in America, un articolo sulla prima pagina di Science, che è una rivista, ancora quelli che lavorano con la scienza lo sanno, importantissimo oggi. Io ho lasciato, perché lui scrisse, l'ho lasciato in inglese, ma non per, come dire, fare tribolare un po' di gente, ma perché tra l'altro è scritto in inglese bellissimo. E lui prevede una civilizzazione più quieta, più tranquilla, basata sull'utilizzazione dell'energia solare, ma come, quando? Attraverso dei metodi di fissazione dell'energia solare, attraverso delle reazioni fotochimiche adatte, nuovi composti che si impadroniscono dei processi fotochimici che finora sono stati
quello che mi definisce bellissimo i guarded secrets of the plants, i segreti custoditi dalle piante. Si parla di capire questo, allora si spera ben poco di fotosintesi, le poche cose che dico adesso già mi sembra essere saputo, sarebbe stato molto felice, però insomma l'idea c'era e l'idea era quella. E allora finiamo qui con la prospettiva e passiamo al secondo tema. Gli obiettivi, l'abbiamo capito, bisogna limitare o azzerare le emissioni di CO2, usare fonti rinnovabili limitando il consumo dei fossili e tenendoci per fare altre belle cose, disporre però di forme di energia non occasionale ma immagazzinata e trasportabile, e naturalmente, ecco qui, se fosse un ingegnere lo fa subito notare, quindi lo voglio dire, perfettamente ragione, realizzare dei sistemi che siano pratici, che siano relativamente poco costosi, che si possano usare, non solo dei sistemi da studio ideale. Si parte di lì naturalmente, l'ingegnere di riflessione delle voce arriverà, ma ci sono dei problemi estremamente complessi. E allora se voi accettate un punto di partenza di questo genere, ci sono grosso modo tre possibili scenari molto adeguati. Allora, uno, si punta su consumi energetici che non prevedono combustione di niente, per esempio il nucleare non prevede combustione, o per esempio un fotovoltaico che si sviluppi molto, si fanno grandi quantità di elettricità, si hanno dei processi molto efficienti, allora quando arriva l'elettricità puoi fare tutto, puoi fare anche l'idrogeno, eccetera, puoi fare anche le cose, però deve essere conveniente. Questa roba c'entra poco con la fotosintesi artificiale, ma c'entra di più la seconda cosa, e cioè si utilizzano combustibili senza carbonio, bruciamo cose in cui non ci sia il nostro buon vecchio atomo di carbonio. L'idrogeno è uno di questi. Un'economia basata sull'idrogeno è stata predetta addirittura da economisti più o meno illustri, ricordate James Rifkin, queste persone qui. Probabilmente l'idrogeno ha dei problemi, uno bisogna farlo, due bisogna gestirlo, non è così carino e confortevole come portare in giro del petrolio, è un gas difficile, un pochino sud che ti scappa, eccetera, difficile da tenere a mano. Altrimenti si può catturare l'anidride carbonica che si emette e riciclarla di nuovo a combustibile usando energia rinnovabile, cioè facendo un ciclo, non perverso, non la butto via, ma tutto quello che c'era lo riciclo, quello che ha fatto l'uomo sempre finché per esempio si è riscaldato utilizzando la legna. Adesso si dice biomassa, insomma, una volta la legna dei boschi, no? E io brucio, certo genero CO2, ma quella CO2 lì mi rilevrà catturata man mano che il bosco cresce, è un ciclo virtuoso. Io non so cosa succederà, perché anche i problemi di cattura della legna del carbonio sono problemi estremamente grossi, però questi sono dei possibili scenari di lavoro per il futuro. Queste ultime due opzioni, la 2 e la 3, hanno qualcosa a che fare con la fotosintesi artificiale, allora andiamo a vedere un pochino più da vicino, dopo aver preparato le cose, questa benedetta fotosintesi. Allora, io ne parlo dal punto di vista chimico ed energetico e lascio ai biologi, che qui ci sono, che la sanno lunga, di spiegare alcuni dettagli di certi cicli complessi, ma il grosso della fotosintesi è quella reazione che vedete. Allora, lì cosa c'è scritto? Che prendi della CO2, 6 molecole, l'anidride carbonica, 6 di acqua, le metti insieme e lì c'è la formula di un semplice zucchero che simboleggia quello che potete ottenere, non è necessario fare quella cosa, e si libera ossigeno. Molto bene. Questa cosa, questo è l'aspetto chimico della cosa. L'anidride carbonica, per fare questo, che cosa deve fare però? Per diventare da CO2 che vedete a sinistra, quello zucchero che vedete a destra, deve incorporare degli elettroni e dell'idrogeno. L'idrogeno si vede che manca, gli elettroni dovete crederci. Ci vanno degli elettroni, perché i composti chimici hanno stati di ossidazione diversi, cioè qualsiasi composto chimico gestisce un certo numero di elettroni e per trasformarsi può fare molte cose, una delle quali è cedere degli elettroni, un'altra delle quali è incorporarla. Fidatevi, il CO2 per diventare un'altra cosa così deve incorporare degli elettroni, quindi bisogna dargli. E naturalmente bisogna anche dargli dell'idrogeno. Dove prendiamo questi elettroni? Li prendiamo nell'acqua, nell'ossigeno dell'acqua che si libera di questi elettroni e diventa l'acqua, diventa O2, l'O2 che vedete a destra. Questa è la chimica della faccenda, ma poi c'è l'energetica, perché questa roba qui costa energia. Questa energia dà la luce, ma senza quell'energia non si fa nulla, la fotosintesi allo scuro non funziona. E l'aspetto energetico qual è? Che sostanzialmente la luce solare è lei che fornisce quell'energia che viene immagazzinata nei legami chimici delle molecole,
per esempio, che diventano zuccheri, cose che hanno un alto contenuto energetico, in questo modo vengono sintetizzate. Allora, chi fa questa operazione, è un sistema raffinatissimo, che possiamo chiamare di nanomacchina, insomma, la parola nano è abbastanza di moda, sono macchine minuscole, ma molecolari, che fanno quello che gli inglesi chiamano light harvesting. L'ho lasciato lì perché noi diciamo catturare l'energia, ma dice proprio l'idea della mietitura, che è bellissima l'harvesting, non si raccoglie così, e per trasformare il contenuto energetico di quei raggi solari in energia chimica. E poi attenzione, perché se le piante trovano nel ciclo alimentare, cioè, se noi che le mangiamo sono gli animali di cui noi ci troviamo, cioè ci siamo anche noi dentro, ecco, non è solo una questione di far crescere il Ficus Benjamin che abbiamo in salotto, la questione è molto importante. Allora, questa fotosintesi avviene in queste cellule che vedete lì, queste cellettine verdi si chiamano cloroplasti, e lì c'ha luogo il processo fotosintetico. Lì dentro ci sono gli organelli a loro volta che si chiamano filacoidi, che ospitano i fotosistemi. I fotosistemi sono, anche se la storia è molto lunga e complessa, però sono le cose cruciali di questa cosa. Qui sono il momento iniziale, ma forse è quello più importante e più difficile. Adesso vi dirò perché, anche se seguono un mucchio di altre cose. Questi sono i filacoidi in uno schema, e lì dentro c'è una roba, una specie di membrana in cui ci sono delle proteine complesse, adesso vi farò vedere, uno dei quali si chiama il PS2 e l'altro si chiama il PS1. PS2 vuol dire Photosystem 2 e l'altro è il Photosystem 1. In realtà il primo che agisce è il Photosystem 2, devo ancora un po' capire perché l'ha chiamato 2, ma forse è per l'ordine della scoperta o cose di questo tipo, ma non ha importanza. Adesso non ci spaventiamo, ma andiamo a vedere come è fatto il Photosystem 2, una roba spaventosa, quella specie di sequela di sembrano quelle cose che si usano, stelle filanti di carnevale, un po' di cose di questo genere. Questo è il modo che la biochimica sceglie per rappresentare delle proteine che altrimenti non sarebbero scrivibili con delle formule chimiche. Lì ci sono tutte catene di aminoacidi con conversioni pazzesche, è una cosa che però ha una sua struttura ben precisa, c'è cioè una sua simmetria, e la comprensione di questa cosa qui non è mica altro che ciamica. Questa è una cosa recente, negli ultimi 10 anni ci sono stati dei lavori strutturali con i raggi X, ci sono state delle cose importanti. Questo Jim Barber che è menzionato qui è stato uno dei protagonisti di questa storia. Lì dentro, in questo lama incredibile, ci sono due cose importanti che ho messo in evidenza a sinistra e a destra. C'è la famosa clorofilla, che sta qui, ed è quella molecola che vedete lì, una molecola, lì c'è scritto che c'è un ciclo di atomi di carbonio, che stringe un cuore di roba in cui c'è uno ione magnesio e 4 azoti, va bene, che coordinano questo magnesio. Gli azoti fanno parte del resto della molecola. Questo è un ciclo porfirico, questa qua è una cosa che si ripete in natura abbastanza spesso. Se voi ci mettete il ferro al posto del magnesio e cambiate un po' di cosette, avete l'emoglobina, che è quella che utilizziamo per mandare in giro l'ossigeno dentro il nostro, dentro il sangue nostro, insomma, degli animali di un certo tipo. L'altra cosa importante, ecco, la clorofilla cosa fa? È quella che cattura la luce. Adesso tenterò di dirvi come, perché si fa presto che la clorofilla cattura la luce, sì, ma come? Adesso lo andiamo a vedere. E poi però c'è un'altra cosa che è altamente importante, e cioè c'è una proteina il cui cuore, per così dire, è un oggettino abbastanza semplice. 4 ioni manganese, 1 ione calcio e degli ossigeni messi a formare una specie di cubo che vedete lì, una struttura, i chimici dicono cubano, questa roba qua, che è quella che lavorerà sull'acqua e prenderà gli elettroni dell'acqua per offrirli al processo fotosintetico. Allora andiamo a vedere come viaggia questa cosa. Ovviamente chiunque ha autorizzato, io stesso, a dimenticare questa roba, nel senso che è dura, ma è solo per vedere praticamente una cosa. Allora, come si cattura l'energia della luce? Per dire come si cattura l'energia della luce bisogna fare un passo indietro a livello concettuale. Molti di voi lo sapranno anche meglio di me, ma insomma, lo diciamo per tutti, ma lo posso capire. Allora, gli atomi, le molecole, i sistemi che noi utilizziamo sono organizzati in una forma che si dice una forma quantizzata, quantistica. Cioè, gli elettroni che stanno al di fuori degli atomi, al di fuori delle molecole, non sono messi a caso, ma sono in livelli in stati che hanno delle energie differenti tra loro, crescenti, si parla da quelli più bassi a quelli più alti, e che hanno delle energie non casuali, separate tra loro e ben definite.
Quando un sistema quantico di questo genere interagisce con la luce, non interagisce con la luce vista come la vedo io adesso, come vedete voi, con un continuo di roba che arriva, ma essendo un sistema microscopico vede l'essenza di questa radiazione luminosa, che sono dei piccoli pacchettini energetici che si chiamano quanti di energia o fotoni. I fotoni sono, come dire, così minuscoli, vedete, delle cose che forse a lezione non direi, ma fa niente, sono delle cose così minuscole che e vedono gli elettroni in qualche modo come loro partner possibili anche su una scala dimensionale, e riescono a trasmettere i fotoni, l'energia di cui sono portatori, e l'energia di cui un fotone è portatore è data da una equazione molto semplice, che è quella lì, una costante che moltiplica la frequenza. Fotoni di frequenza diversa hanno un'energia diversa che è data da lì. Allora, questo coacervo di energia si scarica sull'elettrone e gli comunica la sua energia e lo manda a spasso sul suo atomo, sulla sua molecola, se ce la fa, se l'energia è sufficiente. E allora, facendo così, abbiamo quello che si dice uno stato eccitato. Vedete, qui l'elettrone stava lì bello e tranquillo al numero 1, è arrivato il fotone che qui è rappresentato da questa, e l'abbiamo mandato al primo piano. Dove è andato il fotone? Non c'è più, si è estinto. La sua energia si è tramutata in energia di quell'elettrone che sta. Ecco come i sistemi acquisiscono energia dalla luce. Questo è in qualche modo analizza un po', insomma. E allora cosa fa la clorofila? La clorofila è un sistema, anche lui un sistema quantistico, ci sono degli elettroni, tutto bene, e lì a sinistra lo vedete nel suo stato fondamentale, c'è un asterisco in più, mi scuso, C. Allora a questo punto arriva un fotone. Il fotone promuove l'elettrone in uno stato elevato e però muore, gli comunica la sua energia. A questo punto il sistema eccitato può fare due cose. C'è una cosa che noi, che è la cosa più probabile, che però non vorremmo che accadesse, perché dopo un po', stufo di stare sotto, scende giù e va a colmare il buco, vedete quel piccolo cerchio cerchiato di rosso, quella si chiama una lacuna elettronica, un posto dove c'era un elettrone non c'è più, lo va a colmare, riversa l'energia che il fotone gli ha dato in, o emettendone un altro, oppure in calore, disperdendosi in calore, ci sono molti. Nel caso della clorofilla e del nostro apparato fotosistemico non è così, perché vicino alla clorofilla ci sono delle molecole che invitano l'elettrone a farsi un giretto, e l'elettrone che è stato appunto eccitato, a questo punto c'è qualcosa che non scopre più questo, ho toccato qualcosa di sbagliato nella mia... Voi vedete, sì, però non mi scorre più il... Forse possiamo provare a uscire un po'. Ah, forse ci siamo. Eccolo qui, era stato solo un incantamento. Allora, a questo punto noi abbiamo, torno su perché vi siete persi il pezzo del filmino, naturalmente rudimentale. Allora, è arrivato il fotone si è spinto e abbiamo la clorofilla nello stato eccitato, ci asterisco. Vicino alla clorofilla ci sono delle molecole accettrici, delle molecole a cui l'elettrone fa comodo, invece che scendere a casa dove viene, andarsi a depositare dall'altra parte, passa qua. E lì vicino ce n'è un'altra, ed è un livello ancora più conveniente, lui passa, insomma si genera una serie di salti di trasferimenti elettronici che sono una specie di corrente elettrica senza fili che stanno facendo un'operazione fondamentale. Ci separano quella lacuna, ciò che resta dell'elettrone, dall'elettrone stesso, in modo che sia difficile per loro ricombinarsi. Questo è un modo per garantirsi la conservazione di quell'energia che il fotone gli ha dato. E allora però, attenzione, la clorofilla non ama starsene lì ionizzata con questa carica più che un elettrone che gli manca, e diventa quindi un feroce aggressore di sostanze che possono dare gli elettroni. E lo fa andando a prendere gli elettroni dall'acqua con l'ausilio di quel catalizzatore che abbiamo chiamato, Allora, il ciclo che vedete qui, un pezzo del ciclo della fotosintesi, ed è quella della fase luminosa, poi c'è una fase oscura di cui non parlerò, che non ha più bisogno della luce. Guardiamo però bene cosa succede, perché è importante capirlo. Allora, questo è il fotosistema, questo che è a sinistra. Vedete che è stato eccitato, l'elettrone ha avuto una porta, è andato ai piani alti e di qui sta scendendo, tutto da un'altra parte se ne va. Il sistema comincia a lavorare per riprendersi l'elettrone che gli è andato via e lo prende, adesso vedremo come dall'acqua, perché vanno rimpiazzati, perché se no la clorofilla muore così, no? Invece se l'elettrone viene rimpiazzato di nuovo può essere eccitato ad essere mandato via.
Gli elettroni eccitati si fanno tutta una discesa energetica in cui già cominciano a lavorare, a formare delle molecole che sono importanti per il ciclo bioenergetico, e poi accodano ad un'altra clorofilla un po' diversa, che usa una luce ancora rossa, come quella della prima clorofilla, ma di una frequenza o lunghezza d'onda leggermente diversa. Dice un secondo processo di eccitazione, ed è quello, lo dico perché è importante per quello che vedremo, questo si chiama lo schema Z, vedete che è una specie di Z rovesciata. Andando dentro a questa parte qui, ecco, gli elettroni se ne vanno, devono essere rimpiazzati, e cosa arriva? Arriva questo bellissimo sistema di manganese, che è manganese calcio, che si chiama OEC, vuol dire compresso, che evolve l'ossigeno, è quello che garantisce l'estrazione degli elettroni dall'ossigeno, la formazione di ossigeno molecolare e la spedizione degli elettroni su verso il ciclo. Che cos'è un catalizzatore? Un catalizzatore è quello che lavora in una tappa di montagna come quella nera, lì un pochino dura, ad aprire un percorso energetico più tranquillo, a bassa quota. Nel senso che un catalizzatore non cambia l'energia in gioco nella reazione, ma cambia la spesa che tu fai per andare in cima al colle e scendere sotto. È una specie di cosa che ti apre una stradina, non un tunnel, che ti evita di andare lassù. Il catalizzatore è essenziale per rendere dei processi che sarebbero di una lentezza esasperante per renderli rapidi. E il processo che noi abbiamo davanti, un processo di questo genere, la tappa in salita, andiamo da sinistra verso destra, dobbiamo scollinare, e quel colle sarebbe estremamente alto, ancora più di quel che vedete lì, il catalizzatore ci abbassa la cosa, ce la rende possibile in tempi decenti. Io quando sono vicino alla fine allora mi abbotto, perché allora a questo punto torniamo a questo schema e vediamo però che ci potrebbe essere, come dire, una piccola variante alla nostra tappa. Se poi gli elettroni, invece di mandarli via, noi li vedete, questo è quello che è successo, attenzione, abbiamo due molecole d'acqua sulla sinistra, come vedete, rosso l'ossigeno, l'idrogeno, è arrivata la luce, è avvenuto qualche cosa e abbiamo formato dell'O2, che è lì e quello evolve, e poi abbiamo formato degli elettroni, che sono i pallini rossi piccoli, e degli H+, che sono ciò che resta dell'idrogeno dell'acqua, e che anche loro fanno la loro corsa andare nella seconda fase della fotosintesi. Se noi bloccassimo il processo qui e dicessimo agli elettroni di rientrare negli atomi e negli ioni da cui vengono, sono gli ioni idrogeno, noi avremmo fatto questa reazione qui, che non è fotosintesi, nel senso che non ci sono foglie verdi, ma c'è dell'acqua che ha usato della luce e un catalizzatore per diventare idrogeno e ossigeno. Vedete lì sotto c'è due molecole d'acqua che danno una molecola di ossigeno e due di idrogeno. E questa cosa qui non è mica secondaria, perché che cosa è questa? È quella che si chiama la fotolisi dell'acqua. Cioè due molecole d'acqua, se le abbiamo spezzate nei componenti fondamentali, abbiamo in mano per esempio l'idrogeno, che è una roba che con l'ossigeno si combina volentierissimo, liberando una grande quantità di energia, quella che noi abbiamo per separare. E allora questa cosa qui ci apre due scenari per i processi artificiali, per la fotosintesi artificiale. E cioè il primo scenario è: io voglio proprio imitare la pianta, non dico che voglio fare crescere il prezzemolo, ma voglio dei combustibili, dei fuels veri, metano, metanolo, insomma ci sono tante possibilità. E quindi andiamo avanti, lasciamo che gli elettroni facciano le loro cose, andiamo a ridurre la CO2 e a fare, non dico zuccheri, ma almeno metano, metanolo e cose del genere. Questa cosa la si sta studiando, è un pochino difficile, ci sono meno risultati, mentre ci sono più risultati su questo processo lasciato a metà, che è la scissione dell'acqua in idrogeno e ossigeno. Che non vuol dire però che questo processo sia un processo secondario, anzi dal punto di vista energetico, tutta l'energetica, quasi tutta l'energetica della fotosintesi si gioca lì. Quello è il processo difficile, il ciclo di Kelvin, poi di Kelvin fluisce poi un pochino tranquillo, ma qui è il grosso dell'energia che serve anche per fare gli zuccheri delle piante verdi, viene giocato in questa reazione di rottura dell'acqua. Lì c'è scritto, lo vedete, una reazione altrettanto in salita che la fotosintesi, non c'è una grandissima differenza, quindi non è da considerare un obiettivo, per dire, secondario, eccetera. È un obiettivo importante, fare questo è importante, dopodiché si può utilizzare ancora l'idrogeno, andare avanti e vedere di attaccare anche la CO2. Però se ci fermasse lì, se ci si fermasse lì, vedete, siamo in uno di quegli scenari che avevamo previsto prima, e cioè noi usiamo l'acqua, un buon catalizzatore che assomiglia alle foglie,
prendiamo l'energia del sole, facciamo idrogeno e ossigeno e usiamo l'idrogeno nell'economia di idrogeno, quindi il fringe lo mettiamo nelle automobili che magari non avranno più dei motori a scoppio che funzionano fino a un certo punto, non avranno delle celle a combustibile, ma ci sono già delle tecnologie, si può comprare oggi un'automobile che va idrogeno. L'idrogeno è una bestia che ha tantissimi pregi, cioè brucia dando un nucleo di energia 2,5 volte in peso rispetto al metano, ma è dannatamente poco denso. E quindi per portarvi dietro un po' di idrogeno su un'automobile, se non lo comprimete a dei livelli assurdi, non avete una quantità visibile, fate 50 metri e avete finito. Invece esistono quindi delle tecniche o di pressurizzazione estrema, di uso delle basse temperature liquefacendo, costoso, o di stoccarlo in determinate sostanze chimiche che lo accolgono e lo rilasciano. Comunque, l'altra cosa è di dire, bene, io ho fatto l'idrogeno e uso l'idrogeno non direttamente in un processo di tipo fotosintesi, ma lo uso per combinarlo con la CO2 in reazione della chimica industriale, più o meno collaudate, e mi posso fare. Insomma, il problema è questo, una volta che siete arrivati all'idrogeno con una fonte efficiente, gran parte del gioco è fatto. Poi le altre sono variazioni sul tema. E allora abbiamo a questo punto, passiamo dalla letteratura scientifica a una letteratura diversa, so che il nostro presidente conosce questo autore, che è Jules Verne, straordinario scrittore, siamo nel 1874, un pieno positivismo scientifico che fa dire nell'isola misteriosa al suo ingegnere Smith, guardate, sono i dettagli, ma io credo che quando i giacimenti dei combustibili fossili saranno esauriti, molto più grandi di quanto lui immaginava, ci si scalderà e con dell'acqua. L'acqua è dunque il carbone dell'avvenire, cioè l'idea che dentro l'acqua tu potessi trovare l'energia per andare avanti. Naturalmente non credo che Verne adesso un'idea precisa, poi delle strategie da mettere in atto, ma quest'idea c'era, e l'idea di usare l'energia in modo intelligente è un'idea, lo vedrete, che viene da lontano, non è che ce la siamo inventata 10 anni fa. E allora, se vado verso una parte un pochino più finale, se abbiamo presente questo quadro e qual è, diciamo, il meccanismo di base della fotosintesi, cioè raccogliere energia e fare trasformazioni chimiche, e adesso si tratta di andare a copiarlo. E cosa si può fare? Cosa può fare la chimica, la scienza dei materiali, la fisica, dei solidi, mille cose, eccetera? Ma ci sono molti approcci, io ne ho scritti alcuni. Qui davvero ho fatto una selezione, perché io non sarei neanche in grado, tante cose escono quasi mensilmente, di dire tutti gli approcci possibili, però qui ci sono alcune idee di fondo. Il problema è che io devo costruire questa cosa che vedete schematizzata lì. Per fare un buon sistema fotosintetico artificiale devi fare quello che ti fa la pianta, e cioè avere una antenna, qualcosa che assorbe luce, eccita elettroni, quindi dà l'energia della luce agli elettroni, li mette in circolo, avendo loro un'alta energia, gli permette di reagire e di fare le cose. Qui ci va un'antenna. Dopodiché, siccome i processi di ossidazione dell'acqua, che deve restituire gli elettroni, ma anche per esempio di riduzione della CO2 o di riduzione dell'idrogeno, sono processi complessi, servono i catalizzatori, quelli che avete visto, come quel cubo di manganese, eccetera, che rendono questi processi facili, che ne abbassino quindi l'energia di attivazione. E in più il sistema deve essere collegato, queste tre cose devono parlarsi e soprattutto devono trasferirsi degli elettroni, quindi ci va, come dire, un impianto elettrico che ti manda gli elettroni da una parte e dall'altra, cosa non facile. Allora sì, allora qui ci sono tantissimi lavori, allora c'è gente che si è specializzata a fare le antenne, c'è gente che lavora più sul catalizzatore, c'è gente che tenta di assemblare il tutto e mica una sciocchezza. Gli approcci, appunto, sono quelli che vi dicevo prima: l'approccio supramolecolare, l'approccio che chiameremo fotocatalitico, l'approccio che diverge un po' da quello che chiamiamo fotoelettrochimico, fotobiologico, perché si possono usare enzimi, insomma, ci sono tante cose. I materiali sono a volte molecole, a volte dei solidi, a volte dei metalli nobili, a volte degli enzimi, e servono delle competenze, come vedete, in abbastanza allargato. Io adesso starò su questo schema. L'importante è fare dell'ossigeno e dell'idrogeno, poi se l'idrogeno va avanti e mi fa anche il fuel della CO2 va bene, ma sappiamo che la strada è quella, dipende dove ci fermiamo, quindi non dirò più altro su questo. Bene, l'antenna, quella che ci becca, la luce solare. Allora,
cosa, come imitiamo la clorofilla? Ebbene, possono essere dei sistemi molecolari che si sta facendo, oppure può essere un solido, un oggetto relativamente più semplice, ma insomma, è anche relativamente efficace. Che differenza c'è tra una molecola e un solido? Una molecola ha degli schemi elettronici come quelli che vedete a sinistra, che sono quelli che abbiamo visto prima, in cui ci sono i livelli quantici, ci stanno gli elettroni, ma solito ci sono dei livelli vuoti sopra. Un solido fondamentalmente ha lo stesso schema, ma avendo un numero di livelli impressionantemente alto, perché ci sono un pezzo di solido così, un mucchio di elettroni, ha delle specie di bande che si chiamano una banda di valenza, banda di conduzione, in cui i livelli energetici non sono così separati come nella molecola, ma sono compressi in uno strato praticamente contigui. Ce n'è un infinito, occupano uno spazio energetico. Allora, in un solido semiconduttore più o meno normale, questi sono tutti i livelli impilati l'uno sull'altro, che a un certo punto finiscono e sono pieni di elettroni. Questa roba si chiama banda di valenza. Poi c'è una zona di nessuno, una terra di nessuno abbastanza ampia, e più in alto c'è un insieme di livelli vuoti, tutti impilati l'uno sull'altro esattamente come prima, ma lì non ci sono elettroni. Quindi è come se questa roba qua, insomma, diventasse la banda di valenza e quest'altra diventasse questa banda di conduzione. Sia in un caso che nell'altro, l'eccitazione della luce può mandare degli elettroni a spasso da livelli più bassi a livelli più alti e assorbire l'energia dei fotoni. E allora la chimica ha cominciato a fare dei sistemi, io per carità non vado a descrivere in dettaglio queste cose, però insomma vedete che ci sono anche lì degli anelli, quel tipo di prima, porfiridici con un zinco, questa è una mega molecola organica, qui c'è una creatura abbastanza recente che prima degli anni 80 non esisteva, che è il famoso C60 Fullerene, che è un grosso attrattore di elettroni. Il problema è che un'antenna per funzionare deve dividere questa carica, deve mandare l'elettrone da parte e la lacuna dall'altra, e queste si devono ricombinare lentamente in modo che si possa approfittare di loro per fare delle cose. E allora qui si lavora, questa cosa qui per esempio non funziona tanto, vi separa per 3 nanosecondi, ma questa qui vi separa già per 270 nanosecondi, potrebbe sembrare un tempo molto corto, in effetti è già sufficiente per fare delle cose in più. Ecco, questa è una possibile antenna artificiale, sintetica, bioispirata, dite tutto quel che volete, ma può funzionare. Un solido, ecco, questa roba più funzionale, che cosa è stato difficile? Inserire queste cose qui in un dispositivo. Un semiconduttore solido, quindi andiamo su quei livelli che dicevo prima, quindi banda di conduzione, banda di valenza, è abbastanza pronto, perché tutto sommato è un oggetto resistente, spesso molecole molto complesse sono anche, insomma, stabili fino a un certo punto. Noi qui abbiamo l'intervallo di banda che poi dobbiamo fare, come dire, l'eccitazione facendo saltare gli elettroni dalla banda di valenza, dalla banda di conduzione. E allora lo facciamo e otteniamo grosso modo questa cosa qui, che qui in questo grafico vedete fatto su due piani, piano fisico a sinistra e piano energetico a destra. Dal punto di vista fisico questa roba gialla è un cristallo di un semiconduttore qualsiasi, poi facciamo anche i nomi, arriva lo zot del fotone, separa l'elettrone da quel che c'era, quindi lascia una lacuna. Se siamo fortunati, la lacuna e l'elettrone si muovono per conto. Se si rincontrano, paf, è finito. Sparano via dell'energia e noi abbiamo perso tutto quello che avevamo raccolto. Se non si incontrano, e alcuni non lo fanno, arrivano muovendosi fino sulla superficie di questo cristallo, che è quella pallina gialla, e lì possono fare delle reazioni. L'elettrone è una cosa che si aggiunge a qualcosa e riduce queste cose, si dice, quindi va bene se tu hai dell'H+, te lo trasforma in H2, la buca fa la cosa opposta, fa quella che abbiamo visto nel sistema, nell'oxygen evolving complex, cioè fa il lavoro sull'acqua dando ossigeno e prendendo gli elettroni. Allora, tutto questo avviene, però, se ci sono delle condizioni energetiche di contorno, che non sono banali, bisogna che l'energia che mando del mio fotone, questa roba qui, sia tale da coprire questa pergamena, cioè deve avere l'energia per prendere l'elettrone di sotto e portarlo piano di sotto. Se quella freccia gialla fosse la metà, lo porta da nessuna parte, quello ricade dove è. La seconda cosa, allora, questa si capisce, la seconda cosa è più, un pochino più raffinata e subdola. Questi elettroni e questi non elettroni, che sono le buche, sono reattivi. Ma la loro reattività dipende dall'energia che hanno rispetto all'energia della reazione che devono fare avvenire. In altri termini, se voi avete un H+ e volete ficcargli un elettrone dentro e farlo diventare idrogeno da bruciare,
bisogna aver portato questo elettrone piuttosto in alto, che lui possa andare in discesa per ridurre, così come vedete qua. Allora, qui, siccome queste cose si fanno, vabbè, diciamo, questo è l'energia, supponiamo, del passaggio H più H2, e se l'elettrone sta qui sopra, ancora meglio qui sopra, bene, se sta solo qui sotto non fa nulla. Il contrario per la buca è un mangiatore di elettroni e deve essere più basso, l'elettrone dell'acqua deve avere voglia di andarci perché va a stabilizzarsi. E allora qui però si aprono delle prospettive perché i semiconduttori sono tanti. E quindi noi giochiamo proprio su questa possibilità di avere quelli che si chiamano dei potenziali riduttivi per gli elettroni, che facciamo idrogeno, e dei potenziali ossidativi per le buche, che facciamo ossigeno, perché se non ha più di reazione noi dobbiamo fare acqua che da idrogeno ossigeno. Devi farli tutti e due perché se solo uno non fa andare a fare. Ecco, questo è un semiconduttore. Semiconduttori di questo genere molto spesso li pensiamo al silicio, eccetera. Qui in questi campi qui sono soprattutto degli ossidi, biossido di titanio, cose di questo genere. E adesso però vediamo come fare. Cioè, questa è, queste ultime tre slide si chiamavano fotochimica dei materiali conduttori per tentare di spiegare cosa capita mandando a spasso gli elettroni su e giù nel sistema, l'uso della luce, i fotoni che si spengono. Adesso poi gli approcci sperimentali possono essere diversi. Uno è quello che si chiama fotoelettrochimica. Quella fotoelettrochimica è basata su un'idea molto semplice. Perché io ho tentato forse di come dire, ho dato una certa enfasi alla reazione H2O, energia che mi dà H2O2, ma è una reazione che tutti quanti abbiamo visto nei banchi della scuola, dell'università, una tipica reazione che si fa a volte proprio per dimostrare la capacità della scissione di una molecola dando energia, la si dà attraverso una forma di energia elettrica, quindi una grossa batteria o un capizzatore, si chiama elettrolisi. E questo esperimento qui lo si vede mille volte, lo si fa l'esperimento, si va a fare l'orientamento nelle scuole, si forma dell'ossigeno e il doppio di idrogeno e buonanotte. Quindi che ci inventiamo a farci? Infatti, perché non facciamo così a fare idrogeno-ossigeno? Perché lo facciamo con energia elettrica e fare energia elettrica ci costa molto di più di quello che noi ricaviamo dall'idrogeno, quindi no? Però in certe situazioni, poi siete in Islanda in cui avete un mucchio di energia elettrica perché è pieno di roba geotermica, eccetera, va benissimo. L'elettrolisi si fa. L'idea di un giapponese negli anni 70 fu questa: se la segniamo la pila, la togliamo e ci mettiamo la radiazione, ci mettiamo sopra, riusciamo a fare la stessa cosa. Questo signore si chiama Akio Fujishima, è ancora un po' più vecchio ma brillante, e si inventò quello che è stato chiamato poi l'effetto onda Fujishima. Lui fece proprio come se fosse una cella elettronica, ma invece di metterci tutta la batteria che serve per fare circolare gli elettroni e per fare le reazioni, usa un elettrodo illuminato, illumina questo elettrodo di biossido di titanio con della radiazione, come vedete lì a 415 nanometri, quindi è puro ultravioletto, eccita questi elettroni, c'è un piccolo bias elettrico, cioè devi spendere qualcosa di elettricità qui, è un aiutino al sistema, come nei quiz televisivi, fa girare gli elettroni, vanno all'altro elettrodo dove riducono l'idrogeno, la capita dell'acqua ad idrogeno. Quindi questo sistema funziona, è un sistema che con la luce e con qualche piccolo aiuto riesce a produrre dell'idrogeno e dell'ossigeno. La resa di questa cosa ridicola bassa, ma è il primo esempio che è ancora nella storia, l'esperimento di onda e Fujishima. Oggi queste cose sono evolute, sono cambiati i materiali, sono cambiate le tecnologie e si fanno delle cose anche un po' più raffinate. Qui vedete uno schema, ma lo schema vi ricorda sempre quell'elettrolisi, cioè due elettrodi, una connessione e a questo punto fotoni sia sull'uno che sull'altro per realizzare il massimo di cose possibili. I materiali che si usano in questi fotoanodi, cioè, a volte sono un po' complessi, ma di spesso quello che ho usato Fujishima, per esempio, un materiale estremamente basilare. Questa è la forza di questo approccio qui. Biossido di titanio è quella roba lì bianca che voi non lo sapete ma la maneggiate quasi quotidianamente in qualche forma, sta nei dentifrici, sta nel mozzarella, sta in tutta una serie di robe dove si deve dare un effetto sbiancante, ma soprattutto sui muri di casa quando diamo il bianco. Quindi un materiale a bassissimo costo, magari delle proprietà chimico-fisiche straordinarie. La sua struttura è fatta di ottaedri come questo, con un titanio al centro di volte 6, gli ioni ossigeno e gli ottaedri sono concatenati in vari modi come vedete qui. Perché questa cosa qui, che poi non è
lui il principale dei fotocatalizzatori. Ma perché può funzionare? Come funziona? Allora, abbiamo visto l'approccio prima fotoelettrochimico, quindi io faccio una finta elettrolisi e radio, e va bene, ma io posso fare addirittura una chimica, una chimica diretta su questa cosa. E cioè, vedete, rappresentano questa palla gialla, si vede pochissimo, qui c'è una sfera gialla, è il catalizzatore, il fotocatalizzatore. Il fotocatalizzatore è l'antenna, io rispetto sempre quello schema che c'è lassù, e sopra gli innesto, per esempio del platino, lo vedete in alto a destra, che si cura di ridurre l'idrogeno, e un altro catalizzatore, ci sono queste cose, naturalmente, che queste sono delle fotografie che fanno vedere come è fatto la cosa, che si cura dell'ossigeno. Questa cosa qui riuscirebbe tranquillamente a farvi dell'idrogeno, dell'ossigeno, in effetti ci riesce, noi vi ospitiamo altre cose così direttamente, che è bellissimo, è elegante, ma c'è un limite, l'idrogeno e l'ossigeno insieme, poi li devi separare. E insomma alla fine i costi è peggio, insomma. Allora si fanno cose diverse, lascio alcune cose, ma lo schema Z della fotosintesi che vi avevo ricordato prima appare usando coppie di catalizzatori connessi da un intermediario, lasciamo stare perché il tempo stringe. E qui però c'è un problema, la luce per fare questo, bellissimo, ci sono alcune cose che funzionano meravigliosamente, ma ci va luce energetica, ci va ultravioletta, ma noi non vogliamo usare lampade ultraviolette costano tantissimo, non ha senso. Noi vogliamo usare l'energia del sole, sul quale non esiste ancora una bolletta, non paghi, no? E allora l'energia del sole è un problema, perché se andate a vedere per il biossido di titanio, per esempio, l'energia del sole che serve, vedete, questa è tutta l'energia che arriva dal sole divisa per lunghezza e onda. Le foglie lavorano qui, il biossido di titanio lavora di qui, là, cioè su una frazione molto piccola. Allora bisogna modificarlo, bisogna fare in modo che succeda qualcosa. Per modificarlo, perché vedete, lo scenario può essere questo. Questo è il biossido di titanio. Vedete che ha una differenza tra le bande piuttosto importante, perché è già nell'ultravioletto e va bene. La banda di conduzione ha degli elettroni un pochino mosci perché fa fatica a ridurre questa roba più che vicina. La banda di valenza invece va bene, riesce a produrre dell'ossigeno, riuscire a produrre dell'ossigeno. Se io voglio aumentare la capacità chimica di questa roba qua, prendo un semiconduttore con la banda molto più larga, bellissima idea, questo funzionerà certamente meglio, ma ho bisogno ancora più di ultravioletto e quindi ancora meno posso usare la radiazione solare. Mentre se uso una roba a banda più stretta, benissimo, questo mi assorbe benissimo la radiazione solare, ma i suoi potenziali fanno schifo e non lavorano bene. Allora, è una storia molto vecchia ed è una storia che è sostanzialmente quella della coperta troppo corta, è un compromesso che tu devi trovare, o ti copri i piedi, o ti copri la testa. E quindi si lavora su altre strategie, come fare a cambiare questa cosa, come fare a modificare, si chiama anche ingegneria della maniera, a cambiare, è uno dei modi che si ha di cambiare. Mi piacere citare questa roba qui, che è una cosa che viene dal mondo del fotovoltaico, è di appiccicarci su un colorante, quindi una molecola colorata che assorbe, essendo colorata, energia elettromagnetica nel campo del visibile, quindi solare, riesce a decentrarsi, trasmettere elettroni e mi fa un circuito. Roba qui per il fotovoltaico l'ha inventato un signore molto bravo di Losanna, il nostro collega Mario conosce molto bene, che è Michael Gretz, e le celle di Gretz ormai il puro fotovoltaico, cioè il sole che mi fa elettricità, sono già degli stati di commercializzazione. Finisco. L'ultimo caso è un approccio integrato. Finisco perché questa è una cosa molto carina che ha fatto uno scienziato di rilievo che è Daniel Nosiva al MIT velocemente lui usa il silicio, giunzione di silicio, dice questo funziona per il fotovoltaico e basta. Lui è riuscito a trovare dei catalizzatori discreti per l'ossidazione e per la riduzione che costano poco, niente platino, niente cose così, ma fosfati di cobalto, leghe, nickel, molibdeno, zinco, molto bene, le ha costruite in un insieme assemblato e autosostenente, va bene, che ha chiamato la fogliolina di metallo, apparentemente in mondo, la chiamata l'artificial leaf, la foglia artificiale. Quella roba lì, con una resa già interessante, messa in acqua, al sopra, il sviluppo delle case, quella è l'idrogeno e ossigeno. Il vantaggio di questa cosa qui che ha fatto Nosiva è questa cosa integrata. Vi faccio solo vedere la sua faccia, ma devo dirvi che mi ha fatto molto piacere leggere un suo articolo con la più importante rivista di chimica del mondo, che comincia proprio citando
Giacomo Ciano, diciamo, e cioè l'uomo che abbiamo citato come il padre di queste idee, usa le stesse frasi che vi ho detto. A questo punto siamo alla fine, la strada da percorrere è ancora tanta, ma siamo partiti dall'esperimento di Fusijima e la resa era qui, la foglia di non si dire già lassù, e insomma si sta progredendo, non è detto che riuscirà di dare qualche cosa, ma bisogna se non altro provarci, la gente ha in mente delle cose già su scala ampia, industriale, cioè delle vere e proprie solar factory in cui tu usi dei sistemi efficienti, ti fai l'idrogeno, ti fai fuori dalla CO2, le mandi in giro alle industrie che seguono, eccetera, in tutto un sistema che non sbatte più CO2 dentro l'atmosfera. Qualcuno ha fatto il calcolo, questo è il calcolo di sogno, questo è Domen, quello che ha proposto la solar factory, lui diceva una mazzecola, figurarsi, per avere un terzo dell'energia che ci servirà nel 2050, con 10.000 impianti che vedete lì, ognuno dei quali ha una roba solare di 5x5 km, si riescono a fare, insomma, se un terzo dell'energia ci sarà. Naturalmente questa roba qui coprirebbe, secondo lui, l'1% dell'area desertica del pianeta. Queste sono proiezioni, non vuol dire niente. Cambiare un sistema energetico consolidato sarà una cosa terrificante, ma bisognerà pure farla. Bisognerà pure farla. E ripeto, queste suggestioni non sono cose nuove, non sono cose di questi anni. Allora io ho citato la letteratura scientifica, ho citato la letteratura positivista, la Verne, e finisco citando un dialogo bellissimo che si trova in Victor Hugo, i due protagonisti di 93, la sera prima di morire entrambi, uno condannato a morte, l'altro giudice che l'ha condannato che si suiciderà un istante dopo, e dialogano sui massimi sistemi. Una delle cose che dicono è proprio questo: utilizzate la natura, fate lavorare per voi tutti i soffi di vento, le cascate, gli effluvi, riflettete sul movimento delle onde, il flusso e il riflusso, sull'alternanza della marea. Che cos'è l'oceano? Un'immensa forza sprecata, come stupida la terra non si arrischia. Ecco, se questa cosa c'era persino nella letteratura romantica di fine 800, lo stesso anno di Verne, 1874, io dico che qualcosa dovremmo fare, dovremmo provarci almeno. Queste cose sono oggetto di ricerca, io sono stato molto lontano da tutto quello che può riguardare anche l'attività mia e del gruppo in cui sto, ma sappiate che a Torino c'è gente che lavora su queste cose, il mio dipartimento ha un'attività abbastanza significativa in questi campi. Vi ringrazio molto per l'attenzione.